Ad Andorra, nella più grande discarica di Africa, inizia un altro terribile giorno di lavoro. Ogni mattina vengono scaricati i rifiuti dell'intera città di Nairobi, che devono essere selezionati e divisi da bambini che vivono accanto e dalle tante madri che cercano di sopravvivere. È uno spettacolo spaventoso, un inferno per i bambini che a piedi nudi lavorano tutto il giorno tra fumi tossici e materiali infetti, sfruttati dai potenti boss della discarica. Bambini soli e malati, AIDS, tubercolosi, tifo. Ma non ci sono cure per loro, né carezze, né giochi. Solo miseria, fame e tanti, tanti rifiuti. E quando si fa sera ed è il momento del buio, del freddo, della paura, la discarica si illumina di mille piccoli roghi nauseabondi che impregnano l'aria e soffocano anche la luna. Quanti di questi bimbi avranno un domani?